Le opere pubbliche sono eh, l'obiettivo anche diciamo fondamentale per quello che quanto riguarda una macchina amministrativa, per quanto riguarda anche quello che si aspettano i cittadini e lo state facendo cercando di reperire più fondi possibili per portare delle opere importanti sul comune di Rosario degli Abruzzi. Assolutamente, il nostro obiettivo è quello di eh, portare innanzitutto a compimento tutte le opere pubbliche programmate dalla precedente amministrazione che hanno trovato eh, dei blocchi in questi in questi anni e eh, oggi noi eh, le stiamo riprendendo una ad una per eh, poterli sbloccare e poterli portare a compimento. Una da, tra queste eh, sicuramente riguarda quelli del dissesto idrogeologico come ad esempio Montepagano, la ditta eh, ha già allestito il cantiere, sta aspettando eh, dei materiali che in questo periodo purtroppo eh, ci sono delle difficoltà per eh, i rifornimenti e eh, a inizio anno partiranno i lavori. Inoltre abbiamo ottenuto dalla Regione Abruzzo e per questo ringrazio. Il sottosegretario D'Annuntis, fondi CIPES per eh, la frazione di Casaltaolero, per la piazza eh, di Casaltaolero che andremo eh, con le, la, la città eh, e con gli abitanti della frazione a modellare per eh, dare alle frazioni e eh, a quelle più piccole soprattutto una nuova linfa. C'è stata anche una variazione di bilancio, era necessario per questo. Eh, la variazione di bilancio di 180.000 euro era necessaria per non perdere un finanziamento importante in merito alle eh, strade, alcune strade bianche del territorio che hanno subito nel 2017, con le nevicate del 2017, eh, delle problematiche eh, sono praticamente eh, rovinate e quindi eh, è un finanziamento che eh, eh, serve eh, principalmente per risolvere quella problematica lì. Quindi sono strade già... Eh, già individuate e sono finanziamenti della protezione civile della Regione Abruzzo.